È una bella notizia per tutti gli studenti che negli ultimi 3 mesi, adeguandosi alla didattica a distanza, hanno sofferto la mancanza di relazioni interpersonali che non fossero solo digitali. Dal prossimo 1° febbraio le scuole secondarie di secondo grado potranno riprendere le attività didattiche in presenza con un'organizzazione flessibile che ne consentirà lo svolgimento al 50% e fino al massimo del 75%, mentre la rimanente parte dell'attività didattica si svolgerà a distanza. Attiene la popolazione scolastica degli studenti delle superiori è di 4.130 ragazzi. Ovviamente non tutti vengono da fuori città o utilizzano mezzi pubblici. È un momento importante, molto atteso dal mondo della scuola, spiega l'assessore alla pubblica istruzione del comune di Thiene, Maria Gabriella Strinati. Alla possibilità di ripresa dell'attività didattica in presenza siamo arrivati dopo un lungo lavoro di concertazione con la prefettura, che ha visto attorno al tavolo tecnico, oltre che il prefetto, la regione, il dirigente dell'ufficio scolastico provinciale, gli amministratori dei comuni interessati da istituti scolastici di secondo grado sul proprio territorio e rappresentanti di SPT. Si è convenuto sulla ripresa al 50% della didattica in presenza per le prime 3 settimane di febbraio, con conseguente rafforzamento del sistema dei trasporti con 264 corse in provincia, l'intervento di steward per assistere a regolare discesa e salita degli studenti senza assembramenti. A Thiene, gli steward selezionati e formati dalla regione, presenti alla stazione delle Corriere al Bosco, complessivamente tra arrivo al mattino e partenza degli studenti a fine lezione, saranno 3 ogni giorno.